La regione dice che è colpa del comune, il comune dice che è colpa della regione, l'azienda dice che è colpa del comune e della regione perché la banca non ha per tempi tecnici provveduto a pagare gli stipendi ai dipendenti dell'AMTAB. Insomma, non c'è mai un responsabile, ma di fatto non ci sono neppure i soldi e quindi i dipendenti dovranno aspettare. Con che clima lo faranno? Come si fa? Intanto dovrebbero, innanzitutto i sindacati, prendere posizione su questo. L'hanno presa, no, si sono anche incazzati, hanno mandato il documento, però i soldi non arrivano comunque. I soldi comunque non arrivano e questo ce lo deve spiegare anche un po' il comune, perché tutte le municipalizzate sono state pagate tranne l'AMTAB. Se è un problema tecnico, cerchiamo di capire perché questo problema tecnico capita solo all'AMTAB. Perché poi uno gli viene da pensare, uno non lo vuole pensare, no, però gli viene, così. Gli viene. E noi continuiamo a lavorare. Per ora senza questo stipendio. Siamo ligi e come devo dire. Voi siete i lavativi, i fannulloni. Sì, noi siamo fannulloni. Ma sa se per caso ha preso anche lui i soldini, il boss? Non è Lucibello, dovuto saperlo. O c'è la banca ha avuto proprio problemi con lui? Non sappiamo niente. Noi stiamo chiedendo a Lucibello di togliersi un po' di soldini per lui, da lui, e dargli un poco per uno a voi, no? Robin Hood rubava. Se non lo fanno i governanti, come lo deve fare lui? Ma perché non lo cacciano? Cioè non dicono, senti, hai fallito, vattene a casa. Non si sa. Non si sa. No, alla nostra solidarietà, guarda. Lei c'ha il mutuo da pagare? Sì. Quanto paghi di mutuo? Più o meno, 700 euro. Vabbè, ma tanto lei con 1.200 di stipendio che non ho preso. Ma c'è qualcuno in azienda che l'ha preso lo stipendio? No, nessuno, manco Lucibello. Non lo so. E i soldi sono lo stipendio? 8.30 lo stipendio, e bisogna chiedere a qualcun altro, non siamo noi. E lo so, voi non l'avete preso. 8.30, vai che c'hai un minuto di ritardo, corri, ancora ti tolgono pure un'altra cosa sopra lo stipendio. Notizia degli stipendi avete? Niente, manca a voi arrivato. E andiamo a fare i copponi, i debiti. Ah, quelli, certo, sì. Vecchia maniera però. Lei paga un mutuo, una rata, una cosa. Andiamo dei suoceri, andiamo dei genitori, facciamo dare i soldi, poi... Ma poi li restituisce Lucibello, ha detto Lucibello che poi ve li dà lui dai suoi 150.000 euro. Noi cerchiamo di non dare ripercussioni all'utenza, perché alla fine, perché se per qualunque cosa si vuole pensare in giro, siamo persone abbastanza responsabili e professionali. Anche se in giro si dice altro. No, vabbè, noi siamo dalla vostra parte, lo abbiamo dimostrato da tantissimo tempo. Vabbè, noi siamo con voi, guardi, mi raccomando. Quando è stata l'ultima volta che si è rotto un autobus che guidava lei? Ma è difficile quando è stata l'ultima volta che si è rotto un autobus che guidavo, perché tanto gli autobus sono quasi tutti rotti. Dice quindi lei. Qua iniziamo il servizio e sappiamo già che l'autobus non è efficiente. È un credente lei? Se lo fa il segno della croce prima di salire. Io sono credente non praticante, però... Il segno della croce lo facciamo. Il segno della croce lo facciamo. Il mese scorso. Rotto no. Cioè, diciamo, ha avuto un problema? Ieri. Ieri? Dove? Ieri alle piscine. Alle piscine. Che è successo? Il soffietto? Alta temperatura, in ebollizione. Vabbè. Senza soldi, e i soldi questo mese, come facciamo? Niente. Non sia triste, Lucibello paga per tutti, Lucibello, non sia, vede che le ho strappato un sorriso, non sia triste.